Cari amici, buonasera. Tra qualche istante andrà in onda la commedia diretta da Sergio Corbucci, Pari e dispari, con Bud Spencer e Terence Hill. A più tardi. Questo film è presentato da Biblos Occhiali. Che ore, scusa, ma che ore, che non lo posso perdere, l'ultimo spettacolo. La partenza è il momento più critico per il motore. Esso, Ultron, scorre più velocemente a freddo e protegge il motore mantenendolo pulito mentre circola. Per una più lunga vita del motore, esso, Ultron. Continua la grande promozione esso. Raccogli i bollini. La qualità per Liabel? Solo il cotone migliore, confezionato come Liabel sa fare e capi così comodi e belli che indossarli è sempre un piacere. Luisa Pavia, direttore generale Liabel, ci parla del nuovo modo di lavare i capi. Ma continuando a portarlo e a lavarlo, anche il cotone di qualità può fare questi pelucchi. Vedete? Finalmente Dash aiuta a risolvere il problema. Lo abbiamo testato, il bianco è eccezionale e anche dopo 40 lavaggi mantiene il cotone bello più a lungo. Per questo lì ben raccomando Dash, per farvi portare i nostri capi sempre con lo stesso piacere. Il bianco di Dash, capi belli più a lungo. Ehi, che luce! Il quadro? No, i tuoi capelli. I miei, invece. Usa shampoo Pantene. Ma il balsamo, io non lo uso. Oggi Pantene è anche senza balsamo. Con la provitamina che penetra dalla radice alla punta. Senza balsamo. I capelli lucenti, sani. Ehi, che luce! Il quadro? No, i tuoi capelli. Shampoo Pantene, con balsamo e senza balsamo. Yomo più e più, nutre sano sin dal mattino. Con più e più prima colazione. Caffè, biscottini e il risveglio prende vita. Dai di più alla tua colazione e dai di più al tuo benessere con Yomo più e più mini pasto. Yogurt, cereali e ti nutri con leggerezza e con gusto. E c'è di più? Yomo più e più frutta, con la doppia frutta che hai sempre sognato. Yomo più e più, il benessere al completo. Tesoro, fra un po' arrivano i signori per la casa. Oh no, il parquet con l'acqua non si pulisce bene. Perché solo l'acqua? Per non rovinarlo. Ho io la soluzione ideale. È nuovo Mastrolindo per superfici pregiate. Pulisce senza danneggiare grazie alla sua formula con pH neutro. Perfino dopo 24 ore nel prodotto puro, il parquet mantiene la lucentezza naturale. E oltre al parquet, il nuovo superfici pregiate pulisce anche il marmo, la ceramica e le altre superfici delicate con tutto lo splendore di Mastrolindo. Hai visto? Il parquet sembra nuovo. Nuovo Mastrolindo superfici pregiate. Pulito splendente anche sulle superfici più delicate. Mi basta un bicchiere d'acqua. Non te vorrò un bicchiere d'acqua a Polo Nord. Conto per ghiaccio. In gocce o in perle a dosaggio controllato puoi sempre contare su Guttalax. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Evitare l'uso prolungato. Intima Roberts. Tre volte sì. Deterge. Previene. Protegge. Intima Roberts, intimo benessere. Oggi anche in viaggio. I capi di cotone che ami di più, a forza di portarli e lavarli, possono fare i pallini e i pelucchi. Ma oggi, oltre a Dash liquido, anche Dash polvere aiuta a prevenire la formazione di pallini e pelucchi per mantenere i tuoi capi bianchi e belli più a lungo. Per questo, Prenatal, Fiorucci e Sergio Tacchini raccomandano Dash, il bianco di Dash, capi belli più a lungo. Magico. Garnier l'ha inventato. È Grafic. È Magic Gel. Il gel magico che modella naturale. Non incolla le mani. I capelli sono brillanti. È la magia di Magic Gel. È invisibile. La forma rimane, è naturale. Grafic di Garnier. Non c'è trucco, è magico. Grafic Magic Gel. Garantito dai Laboratoire Garnier Paris. Dele Farmer, una storia tristissima. E anche con Jumbo pianto tanto. The Elephant Man. E non è mai uscito in videocassetta. Sabato 12 ottobre con l'unità. Lunedì, oggi non potrà arrivare. Martedì, questa fuori da aspettare. Gli altri giorni che sono.
col 14 che scatta sulla destra in cerca di un varco. Lo trova e continua le palle. Guarda l'esercito! La palla passa all'esercito. C'è un lungo calcio a seguire, intercettato prontamente dal formidabile numero 45, punta di diamante della Marina. Eccolo, pensate, 10-2 sui 100 metri. Guardate, è impossibile reggere il suo ritmo. È lanciatissimo, salta un avversario, un altro, evita un terzo e segna. Segna per la sua squadra. Veramente formidabile questo atleta. Veramente formidabile, ecco il numero 45, come sua abitudine, lancia la palla in tribuna, i suoi tifosi si... Puntate sull'esercito, date retta a me che conosco il retroscena. La Marina ne uscirà con le ossa rotte. E noi pure, se non ci svegliamo a tagliare la corda. La palla continua a osannare il suo beniamino, ma ora la palla è di nuovo all'esercito, è scattato il numero 12, seguito da 50, il 12 continua la fuga sulla sinistra, ma è Bruce Days che con il suo corpo fa muro e il 12 dell'esercito lo scatta a tre quarti. Passa oggi con la Marina, vanno proprio forte questi ragazzi. Non riusciamo a capire come la squadra dell'esercito, che pure in tante occasioni ha dimostrato di possedere un temperamento agonistico di tutto rispetto, oggi contro la Marina non riesca a trovare il bandolo della famosa matassa. Da qualche minuto il gioco ristagna nella metà campo, è sempre la squadra della Marina a menare la danza, dando l'impressione di poter comandare il gioco a suo piacimento. Il numero 15 dell'esercito ha una palla buona per scattare, semina un avversario in velocità, ma... Beh, che cosa c'è, Susanna? Le dispiace che stia vincendo la Marina? No, è che avevo puntato 10 dollari sull'esercito. Ci serve una grossa somma di denaro per l'orfanotrofio. Beh, io punterei più sulle preghiere che sul football. Datemi retta, lasciatelo perdere il gioco. Ma perché, Charlie? Tu non giochi? No, mai. Chi gioca perde sempre. E a me piace troppo vincere, ragazzi. Passaggi all'ordine della terza boa. In testa lo scafo numero 154 della Marina Militare. Seguono Northward, l'offshore dell'esercito con il numero 32. E Milton McKenzie alla guida dell'imbarcazione numero 215. Medio orario al settimo giro 108-200. Formidabile, questo è il record stagionale al Marine Stadium di Miami. Magnifico, vinceremo anche questa volta. Non è ancora detto, signore. Non è ancora detto. Come sarebbe detto? Il nostro rappresentante è sempre in testa. Sì, questo è vero, signore. È proprio vero. C'è qualcosa che non va in questo spettacolo, non mi diverte. Provvedi. Ehi, dice il capo che si annoia perché non sta succedendo niente. La tua casetta è così bella, sarebbe un peccato che andasse a fuoco. No, no, io ho fatto tutto quello che mi avete detto di fare. Fermo per evidente avaria. Peccato. Capo, ti comincia a divertire, eh? Capo. Dove sei? Dove sei? Dove ti sei nascosto? Vieni fuori che ti spacco la faccia! Ehi, hai mica visto un bestione che sembra un armadio con la barba? Tutte le mattine nello specchio. Ah, sei tu. Sei tu che hai portato qui il mio motoscafo, dillo. Avanti, dillo. Sono io. Beh, c'è qualcuno che ha manomesso il mio motore. Non me ne frega niente. E adesso, anche se sei il primo negro con gli occhi azzurri che ho visto in vita mia, sparisci, devo mangiare. Sono fagioli con le cipolle. Ce li giochiamo a pari e dispari. Se viene pari, me li mangio io. Se viene dispari, te li mangi tu. Dai, scommettiamo. Se perdi ti fa anche bene alla linea, no? Non mi piace giocare a pari e dispari. E non mi piace neanche chi vuole mangiare i miei fagioli con le cipolle. Sono stato chiaro. Ehi, tu! Aspetta un momento! Vieni qui! Dove vai? Sei tu quel bastardo che ha fatto quello scherzetto al mio motore? Sì, signore, ma sono quelli che mi ci hanno costretto. Quelli? Sì, eccole là, tutti e tre.
Mi hanno detto che se non lo facevo mi bruciavano la casa con tutta la famiglia. E che dovevo fare? Tu levati di mezzo. Chi è che t'ha obbligato, brutta spia? No, ma allora è vero. Ho detto fila. Scusa. Aspetta, vieni qui. Dove vai? Lo agguanto, capo. No, lascia perdere. Di un po' tu. Era tuo amico quello? Io non ho amici. Senti che odore. Sono fagioli con le cipolle. Ah, è vero. Sì, è vero, però sono miei. Accidenti. Erano venuti pure bene. E adesso facciamo due piazze. Chiedo scusa, tenente. L'ammiraglio O'Connors le vorrebbe parlare. È urgente. Ok, reggetemi questo. Poi basta riprendermi. Ottimo stato di servizio, tenente. Laureato in poliglottologia subacquea e calcolo infinitesimale, vincitore del concorso ippico di San Diego, campione di decathlon. Come mai solo secondo nel torneo di box delle forze armate interamericane categoria pesi medi? Beh, vede, primo risultò Carlos Monzon. Ah, capisco. Tenente, ho intenzione di affidarle una missione all'altezza delle sue qualità. Individuare, scovare e possibilmente sgominare una banda di allibratori clandestini che opera qui in Florida. Mi spiego meglio. Troppi dei nostri si sono rovinati con le scommesse. Dobbiamo intervenire. Lei non si intende molto di gioco, lo sappiamo. Perciò dovrà agire affiancato da una persona che ne sia esperta e che soprattutto abbia dimestichezza con quell'infido ambiente in cui lei dovrà operare. Adesso guardi qui. Le faccio vedere di chi si tratta. Ho la sensazione di conoscerlo. Lo credo che lo conosce. Permette. Sì, è proprio lui. Grazie, signor Charlie. Dio gliene renda merito. Senza il suo aiuto non so davvero come avrei potuto fare tutti questi viaggi. Oh, per carità, suor Susanna. Io mica l'ho portata in braccio. Peccato che abbiano deciso di costruire un albergo al posto del vostro istituto. Dovreste comprare voi il terreno. Ma dove lo trovate, mezzo milione di dollari? Non sono mica noccioline. No, le vie del Signore sono infinite. Può darsi, ma quelle che portano i soldi che vi servono, ho paura che siano finite. Signor Charlie? Ah, dica. Com'è che non si è mai sposato? Sposato? Che domani. E lei allora? Ma io ho sposato Gesù. Beh, io mica potevo sposare la Madonna. Oh. Oh, oh sì, scusi. Ciao, un bianco. Arrivederci. Ciao. Ok, ho capito. Ho capito, ragazzi. Adesso mi fermo, ma non fate l'offiscato. Thank you.
Charlie! Oggi ce l'hai il pesce? Sì, ce l'abbiamo, è anche fresco. Sono 45 minuti che sta giocando con la stessa palla. Ma ti porto il pesce, eh? Sì, dammene 25 kg. Hai detto proprio 25? Sì, sì, ha detto così. E scommetto che lo vuole crudo. Sì, lo voglio crudo. E voglio anche un triplo hamburger con tre birre. Va bene. Però, questa non me l'aspettavo. Che cosa non ti aspettavi? Beh, che ordinassi la birra. Con il pesce ci va il vino bianco. Scusa tanto. Tu per caso hai un fratello negro? Io? Charlie! Sì? Ecco l'hamburger e le birre. Grazie. Ehi, amico. Sì? Ho fatto 8 milioni di punti. Non ho diritto a una consumazione a prezzo ridotto? Ho un'aranciata per 5 cents invece di 10. Senti, vuoi scommettere 5 cents? Io non scommetto mai. Vuoi scommettere tu che io riesco a bere più aranciate di quante tu riesci a spremermi? Ah, non è possibile. Non è possibile. Allora forza, scommettiamo 5 cents. Va bene, scommettiamo. Via. Dai. Ti prego io. Dai. Tu? No, basta, mi arrendo. Non ne posso più. Hai vinto tu. Hai visto? Tieni. Mi faccio un'altra partita, Flipper. Hai visto quello sbruffone? Si credeva che ero un deficiente. Quanti aranci gli hai spremuto? Non so, mi pare 18. E ti ha dato 5 cents. Sei deficiente. Smilzo, Mancino, con me. Voi restate qua. Sentire, brutto nanetto, perché ti sei rifiutato di dare ospitalità a una nostra mangiasoldi? Perché è proibito, signore, è proibito dalla legge. È proibito solo fare quello che non vogliamo noi. Ma se lo viene a sapere la polizia, mi fanno chiudere il locale. Tanto lo dovrai chiudere lo stesso. Restaurante. Scusa un momento. Prego, prego. Lasciate tutto! Mi volete rovinare! Io ho lavorato onestamente! Non lo potete fare! Le mie mani sono pulite! Vieni.
Vieni, pulisciti. Non sta bene prendersela con quelli più piccoli. E non sta bene ficcare la faccia della gente dentro le torte, specie quando le torte sono mie. Chiudi il becco. Ah, sì? Sì. Mani in alto, o vi faccio un clistere di piombo. Idioti, sono due stecche da biliardo! Io mi chiamo Johnny. Io mi chiamo Charlie Firpo. Charlie Firpo? Il famosissimo Charlie Firpo! Il più grande giocatore della costa orientale. Piacere di conoscerti. Il piacere è solo tuo. Pedro, questo pesce. Ecco qui, Charlie. No, 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 grazie, non posso. Andiamo, andiamo. Grazie. Charlie Firpo, me lo dai un passaggio fino a Miami? Anch'io vado là. E come lo sai che vado a Miami? Ah, beh, io lo so perché è lì che c'è l'acquario dei delfini. Tu trasporti delfini, perciò... E tu come lo sai che io trasporto delfini? Come lo so? Semplice deduzione. Ho pensato che, anche se sembri un tricchecone, non ti saresti mai potuto mangiare 25 kg di pesce crudo, no? Sei furbo tu, Allora facciamo a capirci. Io non sono più un giocatore e non do mai passaggi agli estranei. Charlie, scommettiamo che me lo dai il passaggio. Mi gioco tutto quello che ho preso dalla slot machine. Questi vanno a Pedro come risarcimento danni. Ok. Come ti stavo dicendo, io ho giurato di non scommettere più. Ma questa volta faccio un'eccezione. Se riesci a montare sul mio camion, io mi mangio questi 25 kg di pesce crudo uno dietro l'altro. Affare fatto. Affare fatto. Vai, vai, spazzolino. Senti un po'. Non hai neanche un cugino negro. Thank you.
nuovo l'Isoform Bagno.